Buongiorno a tutti, vi do il benvenuto a nome della manifestazione. Io sono Paola di Luca Comics and Games e anzitutto mi auguro che vi state divertendo e siamo qui, io ve li presento perché è d'obbligo. Partiamo da Tito Faraci. Poi abbiamo Sio. E Silvia Ziche. Bene, deduco che nessuno di voi sappia chi sono, se no, insomma, voglio dire, è giusto per curiosità, dice chi sono quei tre tizi, andiamo a vedere, a sentire quello che hanno da dire, ne parlano, vediamo un po' chi sono e che faccia hanno. Ora, sicuramente avete visto l'ultimo loro capolavoro, che io a seconda di chi parlerà girerò, perché hanno fatto insieme, ci siamo dimenticati l'altra copia, scusate, ma stamani a muoversi è peggio che andare ad essere un salmone controcorrente. E chiedo subito, poi lascerò la parola a Tito che ha seguito molto meglio di me la genesi della cosa, come è andata? Io ho notato una cosa in questo volume e nella storia, che fra voi due si vede proprio che è venuta fuori una bella alchimia. Raccontateci qualche aneddoto, poi magari Tito farà qualche domanda e andiamo un po' a ruota libera. Dai, com'è andata? Puoi partire tu, Silvia? Perché... ciao. Buongiorno. Mi sembrava non carino non salutare. E no, semplicemente è stato bellissimo scoprire che l'avevi disegnata tu, perché non lo sapevo io. Non me l'hanno detto fino a tipo un mese fa, quando mi hanno detto, ah sì, la disegna Silvia, e io sì, perché l'ho disegnata, l'ho pensata, l'ho scritta con in mente te, ovviamente, perché ho pensato, questa, adesso scrivo una storia alla Silvia Zicche, e infatti c'è Topolino che fa delle cose buffe e di solito Topolino invece una fa domanda, delle cose moderatamente buffe. Una curiosità, però, quando ti è stato detto della parodia, l'hai scelta tu la spada di ghiaccio o ti è stato detto, hai voglia di fare una parodia? Ci sono curiose circostanze. Puoi spiegarlo tu, Tito? Eravamo al Salone del Libro di Torino, abbiamo fatto un incontro io e Sio, dedicato a Topolino. E Davide Catenacci. Però che faceva il moderatore, compito no, ingrato. Salutiamo Davide, che non è venuto. E a un certo punto, tutto l'andamento dell'incontro era come tutti gli incontri fra me e Sio, le cose che diciamo vanno prese un po' così, no? E qualcuno ha chiesto se gli sarebbe piaciuto a Sio fare una parodia e lui ha detto sì, sto facendo la spada di ghiacciolo, ma era uno scherzo, cioè, e cosa racconta? E lui ha detto più o meno la trama della storia. No, in realtà la trama che ho improvvisato lì, ho detto ah sì sì certo, sto facendo la spada di ghiacciolo, me la stavo inventando al momento. La trama all'inizio era totalmente diversa, perché era Paperino che doveva andare a cercare questa spada che apriva una cassaforte di ghiaccioli di zio Paperone, però poi ho pensato che era un'idea terribile e l'ho riscritta. Vabbè, ma insomma, così tutti contenti, ridono, ah, che buffoni. Solamente come adesso noi siamo terrorizzati, perché ogni tanto lui ne ha scritta una recentemente in una intervista, qualcosa che ha scritto che aspetti la saga dei bassotti nello spazio da Silvia Zicche, perché quando Valentina De Poli, che dirige Topolino in questa maniera sventata, ha sentito, perché la cosa è stata filmata e riferita, che lui aveva detto questa cosa, mi ha scritto voglio assolutamente che Sio faccia questa storia, la spada di ghiacciolo. Allora l'ho chiamato, questo perché, come voi sapete, perché in qualche maniera l'ho raccontato in varie sedi, ho la fortuna gigantesca faccio un lavoro per Topolino anche un po' segreto, ma neanche tanto, di scouting e di tutor per una serie di autori bravissimi, e uno di questi è Sio. E allora quindi l'ho chiamato e ho detto guarda, è successo un fatto, che era proprio un fatto a quel punto, sei costretto a fare questa, ma dovresti farla tipo subito, perché era...
Era agosto che nei termini dell'editoria devi fare una storia a fumetti, disegnare. Ero al mare, mi è arrivato un messaggio. Per ieri. Che buffone, erano due messaggi di fila, uno diceva devi fare, devi proprio fare, una roba così, allora poi adesso puoi raccontare cosa è successo. Sì, no, non l'ho preso io sul serio. Io vi chiederei un favore però, dato che questo è uno showcase, vengono anche per vedervi disegnare, se avete voglia di fare, magari Pippo, te in versione Silvia, te in versione Sio. Ma io non so disegnare. Lo faccio anch'io, Adesso lo faccio. Io facevo il pennellino allora. Dai, ma voglio per vedere, così vi inquadrano da sopra la differenza. Copio. Ecco, bravo, perfetto, va benissimo. Il bello di questi incontri, no? Queste cose. Vai. Senza bisogno di ricopiare, cioè, capito? Senza bisogno di ricopiare. Prego. Dovevo anche parlare mentre copiavo questa cosa difficilissima. Mi chiedi di fare il disegno più difficile che abbia mai fatto. Nel frattempo devo anche dire delle della cose. Della genetica della storia, dai. Ah, sì, no, semplicemente mi era venuto in mente... Oddio, è bruttissimo. Mi era venuto in mente... Che belle le parodie Disney, si potrà fare anche però una parodia di una storia Disney classica, perché spesso le parodie Disney hanno parodizzato appunto grandi classici della letteratura, del cinema, del calcio. E niente, praticamente quello che è successo è stato quello, gli ho detto posso fare la parodia di una storia Disney, loro hanno detto sì e poi ho dovuto farla. Purtroppo, però mi sono divertito un sacco perché ho cercato più che altro una maniera rispettosa di rivisitare questa storia storica pazzesca che è stata scritta prima che io nascessi, che ho letto dopo che sono nato, però. Oddio, la mano, le mani. Le mani. E poi mi ha mandato una cosa, un layout veloce. Che naturalmente non è una roba che va pubblicata, naturalmente, per farmi vedere come funzionava la storia. Io ovviamente ho guardato solamente come funziona da un punto di vista narrativo, perché non si pubblicano quei disegni lì, no? Infatti, non li ho disegnati per pubblicarli. L'ho detto, ok, vi disegno... Per farmi vedere un po', perché poi quella cosa fa da sceneggiatura, che va a Silvia... E nessuno deve pubblicare quelle cose, materiale di lavorazione, così. Infatti la trovate nel volume. Infatti sempre un'idea giusto di Valentina De Poli. La mente che non si ferma mai. No, sto scaricando tutte le responsabilità sul direttore responsabile, come sta scritto. Quindi sei pagata apposta, ricordatelo. Per queste Io però ho fatto Pippo in campo lunghissimo e vorrei farvi vedere, è molto... visto che sono capace. Un po' in stile... Bravissimo. Io sto sudando. Il solito clone di Cavazzano, però insomma me la cavo. Vabbè. Cavazzano da lontano. Non finisce lì. Perché Silvia, quando avrai finito quello dovrai fare la tua versione e Silvia farà la sua regolarmente. No, adesso faccio una domanda a Silvia, che cosa hai pensato quando è arrivata quella layout che non andava pubblicata? Cioè, cosa hai provato? Quale emozione? Allora, comunque io sono contenta, cioè quando mi è arrivata una sceneggiatura di Sio, insomma, ero comunque contenta di vederla. Devo dire che anche a me la comunicazione di dover fare questa storia è arrivata, diciamo così, in tempi brevi, dicendomi serve però subito, la storia arriverà tra qualche giorno, devi cominciare a disegnarla. Sì, va bene, alla fine. Poi ho scoperto che appunto Sio ancora non l'aveva scritta, non c'era ancora assolutamente nulla, quindi va bene, aspetto qualche giorno che Sio scriva questa storia e mi è arrivato questo storyboard
e no, diciamo che c'erano, lui disegna in maniera semplice, essenziale e sintetica. Ecco, lo storyboard che mi è arrivato era estremamente sintetico ed essenziale, c'erano alcune cose che non capivo assolutamente. Ma ha chiamato col telefono, lei mi faceva, ma quella cosa pagina 4 in alto, io, cos'è? Io dicevo, ma mi sembra un ghiacciolo o forse un trattore. Era un trattore. Disegna la cosa che ti sembra più divertente. Ecco, sì. E così era. Era un ghiacciolo di trattori. Al trattore. No. E poi allora, continuando a non capire, nonostante l'intervento di Tito, continuando a non capire bene cosa ci fosse disegnato, allora ho mandato un messaggio a Sio, che era dall'altra parte dell'universo. Chiedi a lui. Era in Giappone, era in Giappone, appunto. Quindi devo avergli scritto in piena notte, lui ha risposto immediatamente. Io gli ho chiesto appunto, sì, ma scusa, cosa hai disegnato, cosa devo fare in quella vignetta lì? La sua risposta è stata, non lo so, pensavo che avresti risolto tu, che sei brava. Certo, non è brava, scusa, è bravissima. E quindi insomma diciamo che la genesi di questa storia è stata così semplicissima, proprio facile, siamo arrivati alla fine in un attimo, no è stato divertente a parte gli scherzi molto, sì c'era qualcosina che non riuscivo a capire. Ma comunque citando vecchie battute, non c'era tempo di sanguinare. Diciamo. Esatto, un po' anche l'urgenza di questa storia mi ha fatto disegnare in maniera un po' più semplice del solito, e di solito un po' di dettagli in più li metto, ecco così. Però comunque ci sono solo... ci sono solo due messaggi a cui rispondo subito, quelli inerenti alle storie per Topolino e la mamma, però la mamma ci mette un po' di più di solito, niente, questo volevo dirvelo, visto che era solo per dire non messaggiatemi perché non siete mia mamma. Bene, credo, farvi io le domande. Tu? Se vuoi. Beh, no, intanto dico una cosa, faccio vedere questo oggetto che così lo spiego bene. Contiene la versione disegnata da Silvia Zicca della Spada di Ghiacciolo, che trovate anche sul meraviglioso Topolino di questa settimana, che non lo dico perché c'è anche una storia mia, ma è veramente una meraviglia. No, davvero, sembra una cosa scherzosa dirlo, ma in questo momento quasi vorrei non esserci per poterlo dire ancora più sinceramente, ma sono totalmente sincero, è un numero che è un'antologia. È un Goethe Stitz, non lo so, ed è bellissimo perché poi anche tutte le rubriche praticamente parlano di fumetto, è un gigantesco tributo al mondo del fumetto fatto da Topolino, insomma un numero davvero commovente, in questo bellissimo, meraviglioso, e quindi trovate anche questa storia, però potete prendere anche questa edizione dove da una parte ve la leggete disegnata da Silvia e nell'altra nella versione che non andava pubblicata, che, ripeto. Esatto, che in realtà non andava. Pensata, scarabocchiata da Silvia. E per entrambe ho fatto una prefazione io, e quindi cambiando registro ogni volta, insomma, mi potete... Io non l'ho ancora letta la tua prefazione. Dopo continua sulle sue lo trovate allo stand di Topolino, ecco, vi ho detto questa cosa. Ma è una prefazione bellissima. Ma non l'hai letta. Wow. Fa sempre così, cioè gli mando le cose, è bellino, non l'hai ancora letto. Dai. Sì, ma hai usato un bel font. Ecco. Non... L'ho scritto a Treviso la mattina dopo la festa. Mi sono svegliato in albergo, che mi sembrava che mi avessero preso mattonate, e invece che continuare a dormire mi sono svegliato, ho scritto questa cosa, secondo me si nota abbastanza. Vabbè, comunque è importante che ti sei svegliato un altro giorno, sì. Se non ti svegli è quello. Devo dire che la notte prima ero molto preoccupato di questo fatto, ma comunque il giovane pubblico di Topolino non tragga delle conclusioni su me, sì, eccetera. Quindi, a questo punto, siccome siete tantissimi, io sono convinto e modererò la cosa a mio modo, però non cego io, chi le mani alzate non so identificarle al volo. Non siate timidi e fate domande. Secondo me si vede una manina. Ecco, eccola lì. Un attimo che arriva il microfono. Ma io urlo anche. Ciao Sio, ciao Silvia. A me niente, ciao. Ciao Tito! Adesso bravi tutti. Allora, no, era più una domanda per Silvia, in quanto ieri pomeriggio alla sessione di disegno con Sio gli ho fatto una richiesta, se poteva disegnare Silvia. Quindi vorrei chiedere a Silvia se potesse disegnare Sio.
Sì, va bene. Okay. Adesso? Sì, adesso. Così lo vediamo, visto che tu hai fatto poi la fusione Silvia Zero a Calcare, più tardi. Voglio, faccio uno e là, ok, vado. Grazie mille, scusate. No, non è una vera domanda, ma... Una domanda retorica. Ma va bene, è una richiesta, una domanda, ti domando se puoi fare qui. Risposta è sì, tanto lo fa lei. Non siate timidi, forza. Se avete delle domande su... Allora ce l'ho io una domanda. È in previsione qualche altra storia in collaborazione fra voi due, qualche altra parodia? Avete magari durante questa sessione di lavoro, vi è venuto in mente una storia insieme? O racconta un po'. Certo che Bassotti nello spazio potrebbe scriverli. Ma io cos'è che ho scritto? Quando è che l'ho detto questa cosa? No, no, l'hai scritta anche. Sì, sì, ma quando è successo questo? Sul Topolino, lì, qui? Lì, sì. Okay. Ti ho fatto delle domande e tu hai risposto che ti piaceva molto la saga dei Bassotti nello spazio. Quindi adesso Valentina sta ridendo quando esce di qua. La saga dei Bassotti spaziali che uscirà tra il 2017 e il 2019, è vero? Mi ricordo. Tempo, ti sei preso un po' di tempo 150 questa volta. 150 puntate tutte le settimane su Topolino, giusto? Me la ricordo, bellissima. Ma non è io male, l'ho già letta. Ma non è male Bassotti nello spazio. Forza, ma perché siete tanti? Eccolo lì, una mano alzata. Ciao, adesso arriva un microfono così la sentiamo tutti. Cosa? Questo lascio giudicare. Stavo solo tergiversando nel frattempo mentre arrivava. Allora, intanto complimenti a tutti. Complimenti anche a te. La storia me l'ha passata mio figlio questa settimana su Topolino, che è veramente bellissimo. E io ho una domanda per Sio, ma Scottex lo disegni, cioè fai tutto tu su Scottex Magazine? Sì, chiedo scusa per l'off topic. Però... Sì, scusa. No, sì, no, perché, chiedo scusa io se rispondo un attimo. Io ho sempre, appunto, Scottex da me è arrivato in casa da mio figlio degli elementari. Sì. E l'ho letto la prima volta e ho detto, ma cos'è sta roba? Poi dopo... era il mio obiettivo. Esatto. Poi dopo mi sono appassionata e ci siamo un po' tutti appassionati a casa. E quando poi abbiamo visto Topolino più Sio, io all'inizio non ci credevo e la prima cosa è stata che figata! Anch'io l'ho pensato. Vero? Ecco. Quindi so che è una domanda off topic, però sono due mondi diversi che si incontrano ed è molto bello che si incontrino questi due mondi. Non così che diversi. Non così diversi, perché io appunto sono cresciuto e per... sono cresciuto, si vede, dico, da piccolo, per 12 anni della mia vita leggere equivaleva proprio a leggere Topolino, non leggevo nient'altro, recuperavo tutti i Topolini vecchi, tutti i Topolini che dovevano ancora uscire, mi arrestavano perché avevo, insomma, hackerato la macchina del tempo. No, e praticamente sì, sono nato su Topolino, ho letto le cose di Ridi Topolino, i pick-up che facevano insieme loro due e tantissime altre cose e ovviamente poi ho voluto fare la mia parte, rielaborare e Scottex Magazine più o meno faccio un po' tutto io, direttore editoriale, scrivo tutte le cavolate io, a parte alcuni disegni che se vedi disegni belli di solito non sono miei. Però di solito scrivo io le cose. Però, insomma, sono onorato di poter... Oddio, che bello! Scusate, stavo guardando il disegno. Ecco, niente. Se avete anche delle domande su Topolino, sulle cose sì, che sì. Succedono... Ce l'ho io una domanda. No, c'è una mano, poi la tua. Grazie. Vai, prima il pubblico, poi dopo se mai faccio... Un salutone a tutti, anche alla signora Paola che presenta. E volevo chiedere una domanda importante. Perché la maestra Silvia Zicche e Sio hanno un biglietto di presentazione scritto bene, mentre Tito Faracci... Diglielo. Tutto in penna. Diglielo. E addirittura veramente. La signora Paola non ha nulla. No, io non devo avere niente sono perché l'ombrello, non sono minimamente. Sono l'ombrello io. Quando esci, ma l'ombrello dovevi portarlo tu. No, tu, cioè, sono l'ombrello. Cioè, questo è...
Totalmente, tutte le volte, ma Tito, dovevi portarlo là, cioè così. Ma ormai Tito, ma ti torna a casa a prenderlo, vabbè, così, no? Speriamo che non piova. Dai Tito, non hai mica più bisogno del cavaliere, te ormai è un po' come Frank Miller, dai, si sa chi è, te uguale, ci sei messo proprio perché, no, veramente, è arrivata in ritardo la comunicazione che ci sarebbe stato anche Tito ed è diventato problematico poterlo stampare, semplicemente questo, la però dai, ammetti che Tito... È la colpa del sistema. L'abbiamo fatto con una stampante 3D. È sempre colpa di qualcun altro. Ascolta, sì, una domanda. A parte il qui presente che ispira tutti, perché ormai Tito è diventato fonte di ispirazione per tutti, perciò escludiamo. C'è qualche altro sceneggiatore al quale veramente ti ispiri, che ti serve da modello? Sì, perché sceneggiando magari c'è voglia, penso, di migliorarsi. Di provare Tito mi dice a fare qualcosa. Che devo dire nessun altro. No, dai, solo Tito. Tito Faraci, al limite... mi piace tantissimo, non casco, in realtà. Anche la Silvia, escludiamo. Esatto, mi piace tantissimo quello che scrive Silvia. Grazie, io so. Appunto ho scoperto dopo che disegnavi anche, perché c'è scritto storia di Silvia Zicca, non leggevo disegni, però sono scherzo, era una battuta terribile. Però, però comunque mi piace tantissimo quello che scrivi tu, e mi piace un casino Faccini. Enrico Faccini è un altro, esatto, sì, che lo salutiamo, che sappiamo ci sta seguendo da casa, ciao Enrico, no, questo nell'ambito Disney, poi ovviamente mi ispiro anche a... Limitiamo sul discorso Disney un attimo, ovviamente, perché insomma, sicuramente sì. Sei entrato, è un mondo simile al tuo, ma è anche un mondo bello ricco, al quale certo. Attingere, insomma, mamma penso mia. Sia una bella soddisfazione, oltre che un... hai avuto paura un po' quando ti hanno proposto di entrare a far parte del team? Sì, no, io sto aspettando ancora che mi dicano, scherzavamo, questi sono tutti i numeri di Topolino finti che abbiamo fatto per un elaboratissimo scherzo. Vabbè, è bello scherzo, complimenti, perché ancora non ci credo, insomma, io disegno queste cose qua, però sono molto onorato di poter lavorare con persone come loro e come voi. No, veramente. Ci sono due mani. Due mani. Parlo io? Concordo, anche a me Enrico Faccini piace, sì, io dico a te, e poi... si fonderà anche la signora Marianne Giungiangela con Topolino? Penso che non la inserirò in Topolino, perché sennò mi licenziano. magari la metto in una sceneggiatura dietro, che tanto le mie sceneggiature non le stampano mai. Adesso vi racconto una cosa assurda sulla sua prima sceneggiatura. Allora, gli ho detto, come io uso questo sistema proprio tuffati un po' in paranota, gli ho detto fammi subito, dai, una storia di 4 pagine, neanche soglia, voglio vedere come imposti una storia gag di 4 pagine, e lui mi fa una storia, che poi ha disegnato Silvia, molto breve, con Zio Paperone. E mi arriva e c'è Zio Paperone che per tutta la storia parla con un cane. Il cane va lì, gli dice, principale, così, gentile il cane anche. Io li chiamo e dico, mi piace molto, ma non ho molto ben capito perché parla con un cane. Lui mi ha risposto serio, questo è drammatico. Ma io non so disegnare Battista, quindi ho disegnato un cane. E la cosa drammatica è che io, senza ridere, dopo ho riso, ho detto, ah ok, cioè... Ah, giusto. Però era carino che il cane andava lì, chiedeva, era molto rispetto, il cammino, bipede fra l'altro. Vabbè, così. Questo lavorare con Sio. Decifrare disegni incomprensibili. Lui cerca di fuggire in Giappone poi una volta che ha consegnato ste cose, ma riusciamo a beccarlo lo stesso. Sì, perché però mi sento in colpa. È poi. Vero, quello che vi ho detto, credeteci. L'altro è vero, grazie che siamo qui, che la primissima storia l'avevi disegnata tu, ero onorato, l'ho già detto, basta. Sì, basta. Ciao a tutti. Questa è una domanda per Sio e Zicca. Qual è la parte della storia che vi è piaciuta di più raccontare, disegnare? Vuoi partire tu? Mentre allora. Io cerco di ricordarmi. Grazie.
No, a me personalmente sono... Allora, intanto mi piace, premetto, mi piace comunque disegnare le storie di Sio perché lui ha citato, cioè ha detto che gli piacciono le storie di Tito, le mie, quelle di Faccini, cioè lui in realtà Sio si è inserito in quella serie, di, in quel filone, diciamo, di umorismo un po' surreale che appunto sia io che Tito che Faccini avevamo già portato avanti un po', anche se in maniera diversa, negli anni. Quindi a me piace molto quando posso disegnare le espressioni dei personaggi, cioè mi piace proprio farli recitare i personaggi. Nelle storie di Sio questa cosa è fondamentale, visto soprattutto nella storia che citava Tito prima, la primissima di Sio, in cui c'era appunto questo paperone che parlava con un cane, poi appunto mi hanno spiegato essere Battista, quindi ho disegnato la cosa giusta, credo. Però c'erano delle vignette in cui, veramente quelle vignette in cui la gag è dovuta anche al fatto che l'espressione dei personaggi deve essere immobile oppure modificata di poco, e ecco, diciamo, questa cosa mi piace molto, che c'è anche in questa storia della spada di ghiacciolo. Dopodiché, così per un divertimento mio personale, a me piace molto disegnare i personaggi in movimento quando succede qualche cosa, per cui nelle tavole dove c'è il passaggio, diciamo, dalla terra a Frigar, insomma, quando loro viaggiano sulla fioriera, mi sono divertita a disegnarle perché proprio mi diverte disegnare queste scene un po' movimentate. Che bello, grazie. A me è piaciuto un sacco la vignettona finale, cioè scrivere la vignettona finale, perché non sapevo se me l'avrebbero approvata, perché però non voglio spoilerarvela, vi racconto solo che succede una cosa che, se Topolino e Pippo sembra che si sia risolto tutto, e invece è successa una cosa abbastanza terribile, e dunque ho detto, beh, questa magari mi chiedono di cambiare il finale, però almeno ho provato, e invece andava bene. E a parte quello, mi è piaciuto molto fare la parodia di Yor, che era questo saggio nella spada di ghiaccio che sapeva tutte le cose, e invece qui è una persona bruttissima, Giando Yor, è solo una persona che manda delle persone a fare, manda Topolino, Pippo e i loro nuovi compagni a fare una missione, e lui non può perché purtroppo la leggenda narra che è pigro. Ci sono delle altre questioni? Sì. Okay. Qui. Ciao a tutti, complimenti per tutto. Domanda interessante da capire. Massimo De Vita ha letto questa storia, cosa ne pensa? No, non credo ancora abbia avuto il tempo. No? Non credo che abbia avuto ancora, cioè lo può aver fatto questa settimana. Ok, no. Per sapere pure se aveva, non so, contribuito, comunque sapeva. No, che... no. Niente, a sorpresa. A sorpresa. Sorpresa, grazie. Credo. Non ci ha mandato un messaggino, diciamo. Sì, te lo vedi, David. Sì, infatti. Salve a tutti. Io volevo chiedere una cosa un po' più tecnica. Volevo sapere un po', in generale a tutti e due, come lavorate per sviluppare la storia un pochino più nei dettagli, perché io disegno da parte mia, quindi mi interessano molto queste cose. Grazie. Grazie alla domanda. Posso partire io, visto che magari prima la scrivo e poi la disegni, dunque questa in questo caso. No, io semplicemente quando scrivo sempre con una penna Bic da 50 centesimi su un quaderno, perché voglio vedere fisicamente, poi anche cancellare vignette, vedere come gira la storia, andare avanti e indietro. Poi solo una volta che ho finito di scrivere tutto, traspongo poi in digitale la storia e consegno, diciamo, solo i file insieme a un file di testo con tutti i dialoghi. Molto semplice, 5 minuti e finisco tutto. Poi c'è l'anello intermedio, nel senso che a me arrivano queste cose, me la leggo immaginandola disegnata meglio, qualche volta qualche piccola richiesta, no? Non malissimo routine, cioè se magari qualcosa che si capisce poco, però ce la intendiamo veramente bene, bisogna dire la verità. Poi ovviamente vorrei anche dire che sì, è totalmente immerso in una logica disneyana, li conosce proprio bene. Io guardate che ho provato, col lavoro che dicevo prima, ho provato, non farò nomi, ma autori bravissimi in altri campi, ma proprio bravissimi, cioè che mi facevano morire da ridere con un sacco, e non ci hanno azzeccato.
E due, invece faccio due esempi di persone che in altri campi non disegnano stanno facendo cose diversissime, molto belle, che ci hanno azzeccato, sono Sio e Giorgio Fontana, un romanziere che ha vinto che Campiello, e ci hanno invece azzeccato subito. Poi vai a vedere e scopri cosa, che hanno sempre letto Topolino, sempre, da bambini, hanno continuato, sono ancora abbonati, lo leggono sempre. Cioè, e quindi è proprio una cosa che devi essere immerso, per riuscire a farla devi essere immerso, devi conoscerlo proprio bene, devi avere un rapporto di familiarità per cui l'istinto ti dice se un personaggio può fare una cosa o non può farla. Cioè qualunque altra spiegazione ci arriva soltanto un pochino vicino. Comunque poi passa alla redazione che... Prima ripassa a me che cambio le cose che, esatto, esatto. Che mi ha chiesto. Allora, beh, la fase di disegno è leggermente più lunga di quella di scrittura di Sio. Sono una decina di minuti, non cinque, come... No, comunque, no, è decisamente un po' più lunga, immagino. Parlo di quello che succede quando mi arriva una sceneggiatura, in questo caso quella di Sio. Per me intanto, allora, quando mi arriva una sceneggiatura io mi metto a leggerla come se fosse una storia di Topolino, proprio me la leggo per vedere che effetto mi fa la storia, perché voglio riuscire a capire che cosa devo raccontare poi con i disegni. Una volta letta comincio, appunto, siccome ha ragione Tito, per riuscire a scrivere, a disegnare Topolino, la cosa più importante è averlo sempre letto e sempre visto, perché così si conoscono benissimo i personaggi, si sa cosa possono fare, cosa non possono fare, e soprattutto ci si ricorda in quale storia ci può essere una situazione simile a quella che c'è in questa storia. Insomma, quindi diciamo, una volta letta la sceneggiatura, io cerco di trovare delle storie vecchie di Topolino che si possono avvicinare magari come ambienti per cominciare a immaginare che tipo di ambiente, di disegno, di personaggi devo fare. Quindi diciamo subito la prima cosa è un lavoro di ricerca, sia di storie di Topolino che si possono avvicinare a quella che devo disegnare, sia di foto e immagini degli ambienti che invece dovrò andare a disegnare. E in questa storia adesso è tutto molto inventato, perché è un mondo inventato, quindi magari non c'era molto bisogno di fare questa ricerca, però in generale sì. E una volta che ho capito bene qual è l'atmosfera che io voglio dare a questa storia e raccolto un po' di materiale che mi può aiutare a evocare questa atmosfera, comincio a disegnare. A quel punto, diciamo, ho già... ecco, questo lavoro di lettura e di ricerca mi serve proprio per elaborare quello che è la sceneggiatura che ho letto e appunto per avere già in testa quello che voglio fare. Quindi quando comincio a disegnare in realtà vado abbastanza veloce, abbastanza tranquilla, perché so già quello che voglio fare e il risultato a cui voglio arrivare. A quel punto, insomma, diciamo, è il lavoro artigianale proprio di disegno e basta, insomma, si arriva alla fine. Posso aggiungere uno step che ho fatto anch'io per questa storia invece, che stavolta ho fatto anch'io un po' di ricerca, perché sono andato a ristudiarmi appunto l'intera saga della Spada di Ghiaccio, che tra l'altro in questo momento è stata ristampata, giusto? Dunque se magari sono delle persone che come me non erano nate quando è uscita, la possono recuperare, adesso c'è lo stand di Topolino. C'è un box gigantesco con le statuine, bellissimo, e io ne voglio tre copie. Altre domande? Sio, qual è il tuo personaggio preferito di Topolino? Lo dico sempre, Pippo, perché non sapremo mai quanti parenti veramente ha e ha questo albero genealogico a cui attingere di personaggi che abbiamo già conosciuto e di personaggi che potenzialmente potrebbero essere suoi parenti. Comunque Sio è molto Pippo live action, quindi eravamo a Verona e ho detto ti presento la mia famiglia, ho temuto di vedere. E c'era un cane. Un cane c'era, è una bellissima famiglia peraltro. Di cani. Scherzo. Buongiorno. Volevo chiedere, avete nel cassetto un personaggio, ma un personaggio nuovo del mondo Disney che vi piacerebbe piazzare dentro le storie di Disney? Non è una proposta di dire, dobbiamo per forza inventarlo, però vi è mai capitato di dire, caspita, ma manca quel personaggio e mi piacerebbe crearlo io? E se sì, quale? Silvia? No, sinceramente non so, non mi viene in mente così, anche perché
Diciamo che non è che mi viene in mente di inventare un personaggio e poi di costruirci intorno una storia, semmai mi succede il contrario, magari mi viene un'idea per una storia e in quella storia mi serve un particolare personaggio, quindi diciamo al momento, non essendo io in fase di scrittura, non ho neanche un'esigenza, diciamo, di inventare un personaggio nuovo, no, quindi non, sinceramente non mi viene in mente niente. Sì, forse qualche parente di Pippo, non lo so, però appunto sono già talmente tanti che qualcosa si trova. Sì, poi... Ti ricordi un personaggio l'ha inventato nell'Ode al bullone, protagonista? Sì, no, no, vabbè, alcuni personaggi li ho messi, cioè appunto per quello dicevo questa cosa, che prima mi deve venire l'idea per la storia e poi ci metto dei personaggi, perché appunto c'era il poeta pazzo che ricorda lei, poi anche nella storia della bontà natalizia c'era un ragazzetto che voleva emulare zio Paperone, si chiamava Trent Percent. No, diciamo, sì, ma nelle storie vengono fuori dei personaggi che poi uno si rende conto che potrebbero avere anche delle potenzialità da soli, quindi sì, cioè, diciamo che è una cosa che può capitare, ecco. Sì, la questione è che appunto l'universo Disney comprende già una schiera di attori talmente ampia che è raro che ti venga un'idea per una storia e non ci sia un personaggio adatto a cui farla interpretare. E poi io sono qui da talmente poco tempo che, insomma, prima di dire ah, facciamo un personaggio che è un piede, insomma, prima magari mi faccio 20 anni di esperienza e poi mi licenziano. Occhio che Valentina ascolta. E tu dite invece? No, io ho dato, nel senso, Roxassi, che insomma ormai c'è sempre. Poi devo dire, guarda, domanda curiosa coincidenza, per la prima volta dopo tanti anni che scrivo storie, con una storia che sta disegnando Silvia, mi sono detto, beh, questo personaggio è un personaggio femminile che fa il meccanico, fa un'officina meccanica, piace i motori. Non so, sono curioso di vedere come lo disegni, chissà. Cioè, mentre lo muovevo dicevo, beh, finalmente un personaggio femminile che... Che poi ce ne sono dei personaggi femminili comunque. Sì, però questo... Ma. C'è qualcosa, non lo so. Quando vedremo questa storia? Non lo so, sta disegnando la... Tempo di disegnare. Altri 10 minuti, siamo pronti. Sì, alla fine dell'incontro. Ecco. Ciao a tutti. Da quello che ho percepito, Topolino ha preso una nuova direzione negli ultimi anni. Silvia ne parte da un po' di più, sì, invece è l'acquisto più recente, diciamo. Secondo me Topolino sperimenta di più, se un tipo di storie, un tipo di saghe prima uscivano separatamente, vedi Pick Up, vedi Mystery Mickey, adesso invece Pick Up lo troviamo anche direttamente sul Topolino. Secondo voi il tipo di storie che disegnate, sceneggiate voi, potrebbe piacere anche ad autori più classici, nome metto a caso un Don Rosa così, oppure troverebbero delle differenze troppo nette? Non ci dormo la notte su questa cosa, davvero, no, passo con gli occhi sbarrati. Una cosa seria invece, io non credo che il nostro modo di raccontare sia così fuori diciamo dalla tradizione disneyana, perché se vi andate a rileggere alcune storie molto vecchie di Floyd Gottfredson, per esempio, con Topolino è completamente diverso da come siamo abituati, diciamo, è perfino più maltrattato di quanto possiamo fare io e Sio insieme, cioè è una cosa, ci sono delle storie vecchissime in cui proprio, intanto Topolino è diversissimo, non è quel personaggio posato e risolto, diciamo, che siamo abituati a vedere adesso, è una specie di ragazzetto, è molto più vicino a Paperino quasi, è una specie di ragazzetto che sta cercando il suo posto nel mondo, sto parlando veramente degli anni 40, 30, 40, 50, insomma, quindi è un ragazzetto che cerca il suo posto nel mondo, in questa America ottimista, però che sta ancora pagando lo scotto della crisi del 29, per cui è proprio un personaggio veramente diverso, trova dei cattivi cattivissimi, cioè Gamba di Legno gli fa veramente qualsiasi cosa, io non credo appunto che io e Sio siamo così lontani da quella tradizione. Io penso anche quando avevo cominciato a scrivere
le mie storie abbastanza surreali negli anni 90, comunque non, cioè io sentivo che i personaggi, che Paperino e Topolino, avevano comunque mantenuto dentro di loro anche quell'esperienza, quella degli anni passati, quindi credo di averla solo un pochino rispolverata, non li sento così lontani dalla tradizione, anche se li usiamo in maniera un po' particolare e surreale. Sono d'accordo, c'è una tradizione talmente ampia che non mi sembra una tendenza nuova tutto qua, magari semplicemente un po' un riscoprire, ma neanche, cioè ci sono stati esempi anche recenti. E fine. No, però è una bellissima risposta molto seria che ha dato Silvia, allora mi sento anche io dire una cosa seria, è che io trovo che in questo momento, non è una provocazione questa cosa che sto dicendo, perché sono proprio convinto in maniera molto viscerale e anche proprio con una riflessione complessa, che in questo momento ci sia un ponte che unisce di più i personaggi disneyani alla loro tradizione classica rispetto ad altri momenti. Per esempio, non c'è niente di male a dirlo, cioè si sono percorsi, si sperimenta, ci sono cose che funzionano meno e altre di più. Un certo Topolino perfettino primo della classe di qualche decennio fa su Topolino era molto più lontano dall'origine di Topolino, del Topolino che facciamo adesso. Sto parlando del personaggio. E io penso che noi autori di Topolino adesso intanto lo facciamo veramente a tempo pieno, siamo molto attenti a cosa è uscito nel passato, conosciamo bene la storia del fumetto e dei fumetti disneyani in particolare, e quindi c'è una coscienza di questa cosa, è anche un lavoro fra di noi di confronto, di parlarci, di vedere le storie, di molto grosso. Quindi io penso che siamo più vicini in questo momento di sperimentazione, come l'hai chiamata anche giustamente, ci stiamo avvicinando invece che allontanarci a quello che era l'universo classico dei personaggi disneyani del fumetto. Allora, scusate se intervengo di nuovo, però questa era la cosa principale per cui sono venuto. È una domanda rivolta soprattutto a Tito Faraci e Silvia Ziche, perché sì, io in fatto di sceneggiatore di Topolino non lo conosco bene. Quando leggo delle storie sceneggiate da voi due intendo, almeno 5 o 6 risate mi scappano sempre. Com'è che vi viene? Questo va malissimo, perché 5 o 6 sono veramente poche. E allora, allora vuol dire che sto proprio... Ma è il minimo. No, ma non va bene, cioè proprio no, se sono solo 5 o 6 non è... Perché io penso che non esista, cioè proprio sono contrarissimo, ma qualcuno la pensa diversamente, cioè non esiste fare una storia disneyana senza l'elemento dell'umorismo, anche nella trama più drammatica. Perché l'umorismo poi non scardina, cioè la risata non scardina l'evento di avventura, come dire, anche di commozione, di romanticismo che c'è in tante storie disneyane. Non è una cosa che loro, cioè non è che se ci scappa la risata in ogni pagina e anche di più, poi si perde l'elemento dell'avventura, della tensione, no, è una cosa fondamentale, quindi bisogna sforzarsi, e piuttosto ci si ferma su una pagina un bel po' di più e si trova qualcosa da metterci dentro di divertente. Quindi la risposta succede perché noi ci sforziamo moltissimo, e so che anche Silvia adesso ti racconterà, di metterci degli elementi umoristici, anche se costa un po' più di fatica fermarsi a metterceli, e bisogna farli poi girare in maniera naturale, non devono sembrare forzati, insomma è una cosa complicata. Adesso Tito si aspetta che io gli dia supporto, ragione, invece dico niente. Assolutamente, no, a parte gli scherzi, no, invece io trovo che, si parlava prima del fatto che per scrivere o disegnare Topolino la cosa più importante è averlo sempre letto e guardato, perché così si acquisiscono benissimo i personaggi, i meccanismi narrativi, nel caso del disegno anche le ambientazioni, il modo in cui i personaggi si muovono, possono fare le cose. Ecco, allora, io ho cominciato a leggere le storie di Topolino, a guardarle addirittura prima di imparare a leggere, e in questo modo i personaggi li ho proprio interiorizzati, sono talmente presenti in me
che a volte quando io penso a una storia, cioè sto scrivendo una storia, mi viene, cioè sono quasi loro dentro la mia testa che fanno delle cose. Infatti io mi ritrovo a scrivere delle cose e a ridere da sola, e a quel punto so che ho scritto una cosa che funziona. Quindi fondamentalmente la conoscenza dei personaggi, il fatto che sono oggettivamente dei personaggi comici, si possono piegare poi all'avventura, un altro tipo di storia, però sono nati per essere proprio dei personaggi divertenti, fa sì che comunque in automatico a me venga normale, spontaneo pensare a delle cose che siano divertenti. E poi la cosa appunto fondamentale, penso che Tito e Sio siano d'accordo con me, per scrivere delle storie che possano divertire il lettore bisogna divertirci. Ci dobbiamo divertire noi per primi, ed è una cosa fondamentale. Quindi ecco, l'unica cosa su cui contraddico un po' Tito è quella cosa che ha appena detto, e cioè ci sforziamo molto di inserire. No, cioè, tu sei brava, io devo sforzarmi tanto. No, sono sicura che anche a Tito viene così. Sì. Diciamo che se noi per primi ci divertiamo disegnando, scrivendo quelle storie, anche voi lettori vi divertirete. E poi io questo metodo di lavoro conto di non mollarlo assolutamente, perché è il modo migliore di lavorare, divertirsi scrivendo e disegnando. Quindi diciamo che per me è un po' quello. Poi ovviamente sono molto contenta di sapere da te che da lettore poi ti diverti anche tu leggendo le mie storie. Vuol dire che in qualche maniera insomma sono riuscita nell'intento appunto di fare divertire e di divertirmi io per prima. Ciao a tutti, questa è una domanda per tutti e tre. Boom Boom Ghigno è un personaggio con cui vi piacerebbe lavorare? Perché adesso magari faccio una figuretta, però non mi sembra che nessuno di voi tre l'abbia mai preso in mano. Forse mi sbaglio, spero di no. Comunque, se non mi sbaglio, pensate che si presti come personaggio a un certo tipo di umorismo con cui avete familiarità, ci avete mai pensato, vi piacerebbe? Beh, a me non dispiacerebbe, non l'avevo preso in considerazione fino a qualche tempo fa, perché è ovviamente è una fissazione che è durata molti anni, quella di fare poche storie di papere o quasi niente, perché io sono molto appassionato delle storie dell'universo dei topi. Negli ultimi tempi, come magari qualcuno ha notato, invece mi sono messo a scrivere storie di papere divertendomi molto, e allora beh, è un bellissimo personaggio. Fra l'altro devo dire, Non è, come tipo di umorismo in situazioni lo troverei anche abbastanza congeniale. Per il momento non mi è mai venuta in mente una trama che però possa riguardarlo. Ma io sinceramente non ci ho mai pensato, per il semplice fatto che ho sempre rispettato la paternità di Corrado Mastantuono e in qualche maniera no, probabilmente, non so, se mi venisse di fare una saga, una storia con tantissimi personaggi, effettivamente sì, è un personaggio che potrei inserire, però ho sempre un po' rispettato il fatto che le ha sempre scritte Corrado Mastantuono le sue storie con Boom Boom Ghigno. Poi spesso le ha disegnate lui, a volte le ha disegnate Stefano Antini, non so se qualcun altro l'ha fatto, quindi diciamo che così spontaneamente mi è venuto da rispettare questa, sì, la paternità del personaggio, insomma. Io, quando mi hanno fatto la domanda, permetto un attimo di inserirmi anch'io, quando hanno fatto prima la domanda del personaggio in cassetto da tirare fuori, a me è venuto in mente Boom Boom Ghigno, però anch'io ho lo stesso problema, che dico, cavolo, è un personaggio di Mastantuono e magari un giorno glielo chiedo, gli dico, ciao Corrado, posso usare Boom Boom Ghigno? Lui mi dice di no, io mi metto l'anima in pace. Però mi piacerebbe molto. Però guardate che di solito, poi non so Corrado come la veda, quando avevo inventato Rossassi, le prime storie le ho scritte solo io, quando ho cominciato a fare delle altre storie con Rossassi, io ero veramente felicissimo, cioè proprio ma contento, ma tanto, non poco, perché è stato il momento che ho detto, ah, veramente entrato nella... Quindi non credo che eventualmente, poi non lo so, non posso parlare a nome di Corrado, però... Devo dire, solo in base alla mia esperienza d'autore, quando qualcun altro usa un tuo personaggio, se è una celebrazione, poi sei contento. Sicuramente. Almeno, no? mi baso sulla mia esperienza. Non è che... C'è tempo per un'ultimissima domanda. Sì. Dov'è finito il microfono? Forse era l'ultima domanda, quella di prima. No. ce la fai ad alzarti? Puoi urlarcela? Vai. A voce bella squillante. No, arriva. Ah, ok. Eccolo, perfetto. Aspetta, ormai arriva il microfono. Grazie mille. Bravo. Domandone.
Come siete arrivati a fare questo lavoro? Con una domanda semplice, chiudiamola. Perché lo volevo fare dalla tua età, cioè io nel mio caso, tutti, guarda, è un lavoro a cui tutti siamo arrivati per strade un po' diverse, ho conosciuto persone che ci sono precipitate per caso, persone che lo volevano fare da sempre, l'ho sempre chiesto anch'io ai miei colleghi, con risposte di tutti i tipi, però una cosa sicuramente che posso rispondere è che sono stato un grande lettore di fumetti, di tutti i fumetti, perché questo è importante, e di fumetti di Topolino. Poi la vita mi ha portato a scrivere altre cose, fare giornalista, eccetera, però a un certo punto la mia strada ha incrociato quella di Topolino e mi sono provato a scrivere una storia di Topolino, poi un'altra e poi un'altra ancora. Insomma, però le radici di tutta questa cosa è che i fumetti mi sono sempre piaciuti moltissimo. Da bambino avrei voluto fare il fumettista, pensavo che solamente chi sapeva disegnare lo poteva fare, invece poi ho scoperto che non è così, nel senso che c'è qualcuno che non voleva. Che nonostante non sapeva disegnare, disegni. E quindi ci sono arrivato, però dietro c'è la passione e la conoscenza, anche della conoscenza, la dimestichezza, quell'interiorizzazione di cui parlava prima Silvia. Io proprio da piccolissimo, anche io prima di leggere e scrivere, ho aperto dei topolini, ho detto ok, cioè a tipo 3-4 anni ho deciso cosa volevo fare nella vita, che è una fortuna incredibile che ho avuto, però che poi ho sempre avuto questo pallino in testa di ok, io ho deciso che farò il fumettista, non sapevo quando l'avrei fatto, ma in ogni caso... in qualche maniera l'avrei sono un testone e in qualche maniera magari autoproducendomi e comprandomi i fumetti da solo, ma piuttosto l'avrei fatto. E poi io, insomma, la testardaggine e tanto 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 lavoro ovviamente aiutano. Nel mio caso, allora, anch'io volevo farlo fin da bambina, proprio non ricordo un momento in cui mi si sia piantata in testa l'idea, nel senso che ce l'avevo già, non è mai, cioè, era già lì con me, quindi a me piaceva disegnare, non avevo pensato all'idea di scrivere, e qui devo dire che, però ero testardissima, ho cominciato giovanissima ad andare in giro anch'io per le varie fiere di fumetti, ovviamente abitavo in Veneto, quelle un po' più vicine, diciamo, a Lucca non riuscivo ancora ad arrivarci all'epoca, e ho cominciato a rompere le scatole a vari disegnatori, a varie persone che trovavo in giro per le fiere, e devo dire che quando leggevo Topolino da bambina e ancora non mettevano i nomi sotto le storie, quindi non sapevo chi le disegnava, io adoravo Giorgio Cavazzano, ma proprio mi piaceva tantissimo, non sapevo chi fosse, non sapevo come si chiamasse, però sapevo che era lui e mi piaceva tantissimo. Per me lui era un dio del disegno, poteva vivere nell'Olimpo degli dei del disegno, non avevo idea di dove fosse. E ho scoperto in modo abbastanza rocambolesco chi era e che abitava in Veneto, vicino a Venezia, quindi non lontano da casa mia. Non mi sembrava vero, ovviamente, quindi ho cominciato a girare per tutte le fiere di fumetti, di tutte queste cose qua, e alla fine sono riuscita a incontrarlo, a chiedergli consigli e cose del genere, e devo dire che lui mi ha proprio cambiato la vita, perché una volta mi ha detto, ero ancora piccola, mi ha detto ma perché non provi anche a scrivertele le storie, e lì proprio mi ha scattato e ho cominciato a fare tutto, e devo dire che in questo lui è stato veramente geniale, mi ha risolto la vita. Dopodiché io ho continuato, volevo fare questa cosa, ho continuato a disegnare, a scrivere, proprio testardo, ho continuato ad andare avanti, sono andata a studiare a Milano, ho cominciato ad andare in giro per editori portando le mie cose, mi hanno preso prima già in Veneto, lavoricchiavo per qualche giornalino piccolino, locale, vado a Milano, mi presento a tutte le redazioni, proprio testardo, uno schiacciasassi, non mi fermava niente, nessuno proprio, e ho cominciato a pubblicare le prime cose, poi sono andata a Topolino e mi hanno, cioè anche lì ho fatto un anno, anche più di gavetta, diciamo, di prove varie, poi alla fine comincio a disegnare la prima storia, e diciamo che è andato tutto così, abbastanza liscio fino a un certo punto. Poi a un certo punto mi sono fermata, ma perché anche, allora, da ragazzini, anche diciamo alla tua età e anche qualche anno di più, ci si sente un po' dei supereroi, no? Cioè si vuole fare una cosa e sembra quasi normale che quella cosa alla fine si riesca a farla.
È stato solo quando sono cresciuta un pochino che mi sono fermata un attimo e ho detto porca miseria, cioè, mi sembrava impossibile, cioè, ci sono riuscita, sto facendo veramente quello che volevo. E mi è venuto un brividino qui sul collo, ho detto e quindi devo dire sì, è stato all'inizio ero così testarda e così desiderosa e motivata che sono riuscita, non so come, probabilmente adesso non ce l'avrei più la stessa forza, quindi ecco un consiglio che do a chi vuole fare fumetti, usate quell'energia che si ha proprio da ragazzi e da ragazzini, usatela tutta perché serve, aiuta. Quindi diciamo questo lavoro l'ho fatto perché volevo farlo, perché ero molto testarda e perché sono stata molto fortunata anche. Bene. È finito. Grazie. Il tempo a nostra disposizione. Perfetto. Questo applauso aveva proprio bisogno di scoppiare, non c'è stato, è meritatissimo fra parentesi. Allora, io vi ringrazio tantissimo dell'attenzione, vi chiedo cortesemente di non avvicinarvi al tavolo ma di uscire per lasciare spazio al prossimo incontro. Silvia e Sio li troverete allo stand per dediche e quant'altro. Ringrazio Silvia Ziche, Sio e Tito Farasci e buon divertimento a tutti. Grazie.